Nel secondo esercizio dovrai confrontare gli elementi fondamentali del mito delle origini e della fondazione di Roma con i dati storico-archeologici, cioè con i risultati degli scavi condotti dagli archeologi sul Colle Palatino in maniera sistematica a partire più o meno dagli anni Ottanta. Fatti e personaggi indubbiamente leggendari come Enea o la Lupa si intrecciano ad altri elementi che hanno trovato un riscontro negli scavi archeologici. Di quali elementi si tratta? È a questa domanda che dovrai rispondere in forma articolata guardando quattro video e rispondendo ai questionari relativi a ciascuno di essi. Tutto questo nella parte A dell'esercizio. Nella parte B ti viene chiesto di realizzare un'infografica, cioè una presentazione che riunisce informazioni di testo e immagini pertinenti, in cui dovrai presentare la corrispondenza tra gli elementi della leggenda, i quattro che hai esaminato nei video, Faustolo e H. Larenzia, i genitori adottivi di Romolo e Remo, il Palatino e il Pomerium, il rito della fossa e il ratto delle Sabine, e gli scavi archeologici. Per esempio, il Pomerium, ovvero l'antichissimo perimetro delle mura tracciato da Romolo secondo la leggenda, è veramente esistito oppure è solo un'invenzione? E se è esistito, quali dati archeologici ne confermano l'attendibilità storica? Le modalità di consegna dell'infografica dipendono dall'applicazione che deciderai di utilizzare: Canva oppure Easly oppure Genially. Tali modalità sono descritte in maniera molto dettagliata all'interno del file, con schemi e immagini, per cui non è il caso di soffermarsi su questo aspetto.